governo abbia questa cortesia, noi apprezziamo molto, ecco. Quindi ci sono un po' di rappresentanze del nostro comune, che è un comune molto antico, che rappresenta un attimo questo paese, insomma, perché noi ci insediamo in... qui arrivano addirittura i paleoveneti e sulla cima del Sumano recentemente negli altri due grandi abbiamo scoperto delle aree antiche ancora del VI e VII secolo a.C. Quindi abbiamo anche un museo archeologico, perché dopo il periodo paleovenetico sono gli archi romani, abbiamo vestigi romani significative, anzi qualche problema urbanistico qualche volta ogni tanto, impegnativo. È un paese di pace, siamo anche orgogliosi perché tutti pensano che sia che Santosso sia più grande di quel che è. Forse la posizione, non lo vedono subito arrivando, ma invece è un comune di 6.000 abitanti, dinamico, ben inserito nell'Alto Vicentino, che ha anche delle specificità, non solo l'ospedale. Davvero abbiamo un centro di riabilitazione neurocognitiva importantissimo, di valenza mondiale, abbiamo avuto ospiti giapponesi, tedeschi, un corso coreani, solo qui dall'inizio dell'anno, che vengono con una certa assiduità a seguire i corsi di riabilitazione neurocognitiva, che è un metodo impostato dal professor Perfetti. Abbiamo un centro di riferimento ambientale provinciale, un centro didattico importante che fa da riferimento per tutte le attività scolastiche e non relative all'ambiente, che fa il coordinamento. Abbiamo l'università col corso di fisioterapia, l'Università di Padova, e abbiamo una grande ricchezza, 45 associazioni. Qui avete qualche rappresentanza, che è il motore in un certo senso della vita comunitaria, perché se da un lato esiste un una certa efficienza, diciamo, un comune ricco, dobbiamo dire talmente ricco che sia stato il quarto comune più penalizzato d'Italia dal patto di stabilità. C'è evidentemente anche un'efficienza di carattere organizzativo, ma c'è anche, come dire, un motore sociale di serenità, di attenzione ai più deboli. Storicamente Santosso è sempre stato impegnato molto sul sociale, che è determinato dalle associazioni che svolgono un ruolo preziosissimo, ecco. Io devo dire, sono a scadenza, da un lato sono anche contento, mia moglie ancora di più, però devo essere molto riconoscente ai miei cittadini che mi hanno permesso di fare un'esperienza di questo tipo, ecco, perché è stata entusiasmante. È arrivata la scelta dell'ospedale, scelta molto difficile. Tenga presente che l'ospedale di Schio per alcune parti del mio paese è più vicino dell'attuale ospedale di Santosso, quindi anche molto dibattuto, con problemi che pian pianino si stanno risolvendo, in cui questa comunità ha dato un segnale di grande maturità. Maturità che si esprime anche con un lavoro di promozione e qui vedremo gli effetti dopo in ospedale, sul processo di integrazione dell'Alto Vicentino. Alto Vicentino è un'area di 240.000 abitanti. Su un'area particolare, che è quella dello Stresense, stiamo avviando un grosso processo di integrazione. Qui vedremo poi l'ufficio di Stato Civile, il primo in Italia da quel che ci risulta. Siamo proprio con questo spirito capofila di vari progetti, di cui uno le interessa perché il progetto SPRAR, progetto per i rifugiati. Siamo capofila, abbiamo attualmente 25 posti in ordinari, 14 per le emergenze, che dovremmo anche in Torlione, abbiamo avuto frequentazioni. Siamo capofila anche della rete delle politiche giovanili della Vicentina, parliamo sempre nell'ordine di 10-15 comuni che lavorano insieme. Abbiamo fatto un interessante progetto europeo sull'integrazione tra giovani, sia italiani sia stranieri. Il progetto Incontriamoci, abbiamo preso in contatto venerdì, ho visto anche con una certa frenesia, devo dire. E svolgiamo comunque un ruolo che qualcosa avrò dimenticato, un ruolo anche gratificante, per cui questa comunità, con orgoglio lo dico, viene vista con un occhio favorevole anche dagli altri, comuni. Questo è un po' il nostro paese. Per quanto riguarda poi la sua visita, è venuto qua con
il gonfalone che ha una, con lo stemma, il gonfalone che ha avuto una vicenda annosa nel proprio in senso letterario, perché su questa questione dello stemma noi abbiamo contrastato le opinioni del re e le opinioni anche dell'ufficio araldico della Repubblica. Alla fine siamo riusciti per conto nostro a spuntarla, ecco. Ecco, io mi fermo qui perché